Grazie Presidente. Guardi Ministro, io ero partito quasi per difenderla, ma io devo dire che oltre a chiedere le dimissioni di Boeri non posso che chiedere anche le dimissioni totali di questo governo. Perché la risposta che lei mi ha dato, posso permettermi di dire che non è precisa, non corrisponde alla verità, perché le stringhe sulle quali bisognava compilare i modelli RED sul sito dell'INPS prevedevano che il contribuente, che il lavoratore, il pensionato dovessero comunicare gli interessi bancari, hanno rifatto le stringhe, hanno rifatto lo schema internet e quindi se uno comunica questi dati innanzitutto deve andarli a recepire con una rottura di scatole, andarseli a trovare in banca, eccetera, eccetera. Se poi gli chiede dei dati e non li utilizza, vuol dire che non c'è governance e vuol dire che voi non verificate e quindi dovete tutti e due andare a casa. Qui, tra l'altro, con questa riorganizzazione che non abbiamo ancora capito quali siano le riserve che il Ministero ha fatto, portano l'ente a costituire una sorta di presidio presidenziale in cui il Presidente può tutto all'interno della struttura dell'INPS e questo non va bene perché gli uomini al soli al comando hanno già prodotto dei grandi danni a questo Paese e se il problema dell'INPS dovete risolverlo voi attraverso la possibilità che la legge vi dia di revocare la nomina che voi avete fatto perché Boeri è un vostro uomo, non è un nostro uomo, Renzi l'ha voluto personalmente e sta distruggendo l'INPS. L'altra persona importante, diciamo così, che vuole fare l'uomo solo al comando è Renzi, però questo lo sconfiggeremo noi al 4 di dicembre, quando lo manderemo a casa attraverso il voto referendario sulla riforma costituzionale. Guardi, Ministro, vigili, perché noi abbiamo estremamente preoccupazione per le pensioni di reversibilità, perché finché non viene cambiata la stringa, finché non vengono cambiate le procedure, c'è la possibilità che vengano tagliate le pensioni di reversibilità. In più le dico, ci faccia avere il conteggio dell'opzione donna del contatore affinché altre numerose lavoratrici abbiano la possibilità di andare in Grazie, pensione, onorevole perché le vostre Simonetti. riforme non vanno bene e nessuno andrà in pensione con queste. Con quelle che avevamo fatto noi, che era sperimentazione, sì. Per piacere, monitori questa cosa, Grazie porti. onorevole Simonetti.